è andata questa squalifica, per fortuna. E ora ripensiamo a rialzare la testa e a fare punti come abbiamo fatto all'inizio. Senti, ti è mancata la partita, invece un gol quanto ti manca? Ora è un po'. Ma sicuramente, come ho detto nelle precedenti interviste, io vivo per il gol, un attaccante deve vivere per il gol, quindi manca tanto. Però l'importante è mettere in primo piano la squadra. E questo per me è una cosa fondamentale. Poi se arriva il gol è tutto riguadagnato, però bisogna sempre pensare da squadra e bisogna vincere le partite, perché le partite si vincono con la squadra, facendo gruppo, non con un singolo giocatore. Castellammare è un ambiente particolare, un ambiente, diciamo, tra virgolette, come Lecce, che è una piazza molto esigente, che vuole sempre far bene, quindi sarà una partita molto difficile sia per loro che per noi, e noi andremo lì per giocare a viso aperto e faremo di tutto per conquistare i tre punti. Verranno amici, fratelli, mamma, un po' tutti. Sì, assolutamente. Poi le motivazioni le trovi già quando scendi in campo, perché comunque è un ambiente molto caldo Castellammare, poi in più ci sono i familiari e hai voglia di fare gol, magari andare a esultare dalla mamma, perché speriamo bene, dai.